io sono camminato, poi ho sbagliato a camminare, sono caduto e sono caduto in qualche giorno dopo mi hanno fatto l'operazione, nemmeno iniziato cosa era, mi ricordo tutto, non ho più potuto parlare, poi mi hanno tolto l'ago dalla lingua dopo un mese così. E bella a tutti, mi date Mario, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Mr. Dylan e siamo qua in un nuovissimo video ragazzi. In questo video ragazzi vi voglio raccontare ragazzi una storia ragazzi che ho vissuto nella vita reale ragazzi, quindi questo siamo qui nelle vere storie, una nuova storia ragazzi che voglio fare ragazzi. Comunque, allora oggi voglio raccontarvi dove ho perso da un pezzo di lingua, ok? Fall Guys raga, quindi giochiamo da Fall Guys, quindi voglio subito un bel like, abbiamo per questo video 150 like, sono le altre storie ragazzi, mi raccomando. Allora ragazzi, la storia è così raga, ok? Praticamente raga, questa storia ragazzi è successa un sacco di tempo fa raga, avevo pochissimi anni, tipo avevo 3-4 anni raga, circa quella età avevo. Comunque ragazzi, è una storia davvero assurda raga, allora mi ricordo tutto per filo e per segno raga, ok? Allora adesso vi inizio a raccontare. Allora ragazzi, praticamente è successo, ero piccolo, quindi ero sempre casinista e robe così, ero sempre un pianone e tutto robe qua, comunque, ok. Eravamo nella mia città, ok? Eravamo in un parco giochi, ok? Siamo andati in un parco giochi. Io ragazzi, ok? Stavo andando, raga, ok? Stavo andando praticamente in giro, ok? Cioè non è andato su un albero, sono andato in giro a giocare con gli altri amici miei. Ero piccolo, ok? Non avevo così tanti amici da piccolo. Comunque ovviamente, raga, poi sono andato su un scivolo. Ci sono i ponti, lascio, mi metto una foto, raga, ok? Sono andato in quella piscina là, praticamente, cioè in piscina, in quel parco là, e lì mi è successa una cosa che è assurda. Io sono camminato, poi ho sbagliato a camminare, sono caduto e sono caduto in quel buco, mi sono fatto un male cane, e poi ero morso un sacco la lingua, perché avevo un buco nella lingua, ho sanguinato e raga è davvero una cosa bruttissima raga, cioè davvero una cosa bruttissima. Quindi c'era solo mio padre, perché se mi ricordo mia mamma era al lavoro, io ero con mio padre da solo, siamo andati lì, io ho pianto un sacco mi ricordo, perché non potevo più parlare. Poi ragazzi hanno dovuto raga, ok, cioè non scherzo raga. Poi siamo andati su, mio papà ha chiamato mia madre, ha detto quello che è successo, quella cosa. Poi siamo andati in ospedale, ok? E hanno detto che, cioè, mi dovevano fare un'operazione, raga, ok? Tipo io ero andato lì, eravamo lì, io mi ricordo tutto per fine per senso, sono andati lì, hanno detto tra una settimana, cioè, dovete aspettare qualche giorno e poi c'è l'operazione. Quindi cosa abbiamo fatto noi raga? Siamo andati lì, ok, non potevo parlare per tipo 5 giorni perché capita, anche io da piccolo non ero così un chiacchierone raga, insomma, ok, ero più molto timido, tuttora che sono molto timido e non riesco a parlare con le persone raga, tuttora. Quindi sono molto timido e quindi non parlavo quasi mai, però e lì quindi parlavo massimo con nessuno, parlavo, ero sempre zitto, ve lo giuro, eppure adesso non è che sono così, ok, con i video vabbè, ok, ti posso chiacchierare perché mi sento libero, non mi vedono le persone. Comunque raga, ok, quindi ho praticamente non potuto più parlare per una settimana. E poi raga, cosa sapete cosa è successo? Praticamente raga, praticamente, ok, non ho più potuto, poi qualche giorno dopo mi hanno fatto l'operazione, mi hanno iniettato cosa, mi sono addormentato completamente, quindi io non so niente, e con un ago, raga, mi hanno dovuto, raga, ok,
mi hanno dovuto praticamente con ago cucire la lingua praticamente, ok? Mi hanno dovuto cucire la lingua e mi ricordo tutto, lo sai. Cioè mi hanno cucito la lingua, nel senso io non sapevo perché stavo dormendo, ovviamente, giusto come sia, perché sono sentivo male cane, cioè immaginatevi un ago che vi che la infilano nella vostra lingua, raga. Fa un male cane, raga, Lo dico, fa un male cane, quindi non lo auguro mai, manco il mio peggior nemico, raga, Ok? Quindi mi hanno fatto questa operazione, ok? Poi non potevo poi, raga, fate conto, poi dopo quell'operazione, ragazzi, è stato un inferno, raga, ok? Perché io non potevo mangiare, raga, cioè avevo difficoltà a mangiare. E neanche parlare, non potevo parlare per circa un mese, anche di più era, mi ricordo tutto. Non ho più potuto parlare, poi mi hanno tolto l'ago dalla lingua. Dopo un mese così mi hanno tolto l'ago e così, raga, sono riuscito a parlare di nuovo. A parlare di nuovo. Però, raga, è stato davvero un inferno, raga. Ok? È stato davvero un inferno. Mi ricordo tutto per sempre per sempre. E se, raga, facciamo così, se arriviamo a 100 like, raga, vi racconto un altro incidente che ho fatto, un'altra mia esperienza. Parlo. Visto che è così durato poco, vi racconto un'altra storia, ok, dopo. E facciamo così, raga, vi racconto, ok? Dopo questo vi racconto la storia quando ho ricevuto il mio cane, il mio primo cane. Perché anche quella è una storia molto tragica, ok? Ma quella ve la racconto nel prossimo, facciamo così, nel prossimo episodio vi racconto quella storia là. Quindi è stato davvero assurdo quella cosa, raga. E già più avanti, ragazzi, abbiamo nella prima media, quindi non ricordo quanti anni avevo nella prima media. Ok, comunque, eravamo nella prima media, raga. Nella prima media è stato l'anno più brutto della mia vita, ragazzi, perché praticamente, raga, la quinta superiore, raga, ok? Cioè la quinta elementare, ragazzi, avevo dalla prima alla quinta elementare fino all'asilo, avevo un migliore amico, che poi eravamo sempre migliori amici, eravamo sempre insieme, però alle medie, ragazzi, l'ho perso quel mio migliore amico, cioè... abbandonato. Comunque poi praticamente è successo che alla prima media, ragazzi, mi hanno bullizzato, ok? Ve lo dico, tutte le cose che mi hanno fatto i bulli, mi hanno fatto un sacco di cose davvero orribili, almeno mi ricordo tutto per fine per segno. Allora, ragazzi, i bulli, raga, ok? Praticamente, raga, mi spingevano, mi davano i calci, cioè fai conto, un bullo, raga, mi ha anche fatto così, proprio così, 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 tipo non so dove sparare, cioè, poi piante, poi le maestre, cioè le professori dicevano: no, no, Lula, è solo, se te sei immaginato, ma se vuoi, io se qualcuno mi ha strozzato, scusate, e poi, raga, mi hanno anche preso a calci, poi mi hanno un altro mio compagno, che, managa lui, raga, eravamo a ginnastica, ok? Praticamente in ginnastica, ok, raga, praticamente. Quindi in ginnastica c'era un bimbo che praticamente mi ha abbassato i pantaloni, quella. E praticamente da lì, lui che cosa sto facendo? Ok, da lì praticamente lui. Odio quello mi ha dato, spero che non le conto. Poi mi hanno dato un calcio. E poi, ragazzi, c'era anche un alunno, ok,
che prendeva le note, ok ragazzi, cioè, tipo non ne arriva mai il professore, ma stava masticava le gomme in classe, proprio un maniaco, ragazzi, cioè, proprio non obbediva mai, tipo aveva già in tutti i tre anni, nel primo anno aveva 8 note già nel primo anno, anche nel secondo avevo qualche nota e basta. Comunque raga, non è questo l'importante, raga, ok? Sì, lì mi hanno bullizzato, raga, mi hanno quello. Poi da lì ho fatto una cosa davvero furba, raga. Questa cosa praticamente l'ho detto a mia mamma che mi avevano bullizzato. Poi la mamma l'ho detto ai professori e l'ha detto anche al bimbo che mi ha bullizzato, quel bimbo, quello là che mi ha bullizzato, che anche è molto ciccione quello. Vabbè, comunque non mi importa. Comunque, raga, lui mi ha bullizzato e praticamente io, sapete cosa ho fatto? L'ho detto alle maestre, hanno fatto la correzione da scuola e quel bimbo merda, ok, ha ricevuto una nota e poi mi ha lasciato in pace e così non mi ha rompito più le scatole. Raga, non fatemi mai bullizzare, grazie, dovete affrontare quello. Io l'ho fatto, infatti, cioè non li ho picchiati perché io sono un tipo che alza le mani, anzi sono molto specifica, però da, non fatevi rispettare il prossimo, ragazzi, ve lo consiglio, non fate con me e fatevi bullizzare. Poi io ho reagito e quindi ovviamente ho pagato le sue conseguenze, ragazzi. E questa cosa, ragazzi, è una cosa davvero unica, quindi fatelo anche voi, ragazzi, mi raccomando, ragazzi. Mi raccomando, davvero una cosa importantissima, raga. Mamma mia. Comunque, se commettete, vediamo se la vinco questa, comunque, raga. Ok, qui c'è una tattica su questo gioco. Comunque, spero, ragazzi, che questa vi sia piaciuta. Nel prossimo video ne racconto altre. Facciamo così 150 like, raga. E vi racconto la mia prima volta dove mi sono masturbato. Mi associo. E l'ho fatto. No, cacca. Raga, potremmo vincere. Basta che non c'è hexagon, raga. Non deve esserci hexagon. Se c'è hexagon, raga, ho perso, raga. Ho perso. Hexagon è la modalità che ho di più, raga. Secondo me ci sarà Hexagon. Solo una volta che ho vinto in Hexagon, ma non mai più. Ok, andiamo qua. Ok, adesso, adesso. Ok, cosa ho fatto? E vabbè. No, raga. Sì, ok. Qualificato. Andiamo in finale. Questa cosa è molto grazie. Spero che adesso c'è la montagna. Oh, basta che non c'è hexagon. Dato che c'è la montagna adesso, potremmo vincere. Cioè, non è niente perduto, però potremmo vincere. Ovviamente è giusto che sia spano sotto le robe. È un piano. Raga, è difficile, ok. Cazzo, come faccio? Lo siamo messi. No, sono morto, vabbè. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. 150 like, tutto quello che... Tocco, ragazzi, 150 like. Io vi saluto da Mr. Netto, e bella, ragazzi.